quanto schifo! Bene ragazzi, qui tra Rocky Paladin siamo qui con un nuovo video e siamo tornati con un nuovo gameplay su Clash Royale. Sono davvero contento perché ultimamente il canale sta andando molto bene e difficilmente inizio dei video dicendovi quanto io sia contento e quanto mi renda felice questo fatto, però il supporto che mi state dando è tanto, vedo che i video vi piacciono, li guardate, li seguite, lasciate tanti mi piace, quindi non posso che avere un grandissimo sorriso. Ho un sorriso anche perché mi si presentano diverse occasioni di sponsorizzazione, una di queste è quella che mi ha dato la possibilità di sponsorizzare questa felpa, mi hanno inviato una felpa gratuitamente, Key Blue Hammer, trovate il sito in descrizione, vi farò passare qualche immagine perché vendono una marea di felpe miste tra felpe swag, tumblr, c'è una marea di robe assurde e a me piacciono tantissimo, questa mi strapiace anche se c'è un palazzo che non so che palazzo sia ma mi fa impazzire, tra l'altro è gold come i cash, come i money e niente, trovate il link in descrizione, fate gli acquisti seguendo il mio link e spero che vi piacciano. Detto questo, volevo portarvi un replay davvero fantastico, più che fantastico è una roba divertente, assurda, però prima apro questo baule omaggio perché sinceramente vederlo lì, ok, niente, la speranza è già tramontata. Mi è stato inviato da un mio amico che all'interno del suo clan è riuscito a sperimentare questo replay, lo ringrazio Fabio, e praticamente nella parte iniziale non c'è assolutamente nulla di interessante, come vedete loro aspettano semplicemente che l'avversario faccia le loro mosse, si difendono e basta, per tutta la partita. Poi quando arrivano, parte finale, quando vedono che l'avversario sgancia un po' di truppe random, cioè un po' di truppe che possano costare loro un po' di elisir, dicono qui andiamo, 1, 2, 3, 4 bauli, 4 barili, che 4 bauli, con la clone, quindi sdoppiati, la scarica sapete che nel torneo non fa niente ai goblin, o meglio non li uccide ma li ferisce soltanto, e poi parte un'altra combo con la clone, altre palle di fuoco random, lui, gli avversari stupiti provano a sganciare le guardie, provano a sganciare i tre moschettieri ma non ci riescono e la partita termina qua. Mi sembrava doveroso portarvelo un po' perché mi è stato inviato questo replay davvero bellissimo e molto molto divertente, quindi ho detto perché non portarlo ai miei iscritti, così si fanno una bella risata. Spero di farmi qualche risata anch'io perché adesso andrò a provare un mazzo che sto usando da davvero poco tempo, tra l'altro saluto tutti quelli del clan, e è un mazzo con il mastino e con lo stregone di ghiaccio. Non l'ho trovato da molto, lo stregone di ghiaccio mi fa abbastanza schifo perché non fa molto danno, ma l'ho portato al 2 e adesso quantomeno riesce a buttare giù gli scheletri con un colpo solo. Speriamo vada bene. Tra l'altro, prima di iniziare a fare qualche attacco, vi ricordo che se volete inviarmi qualche video c'è il gruppo Telegram in descrizione, voi entrate nel fan group di Telegram, lì scrivete agli amministratori e potete inviare dei video, dei replay che poi io potrò mostrare all'interno dei miei video. Detto questo, buona visione. Allora, come vi ho già anticipato, lo sto utilizzando da poco, quindi non sono molto sicuro, ma il mastino e la mongolfiera li ho usati per un bel po' di tempo, quindi non è che sia proprio così ignorante sotto quell'aspetto. Lo stregone di ghiaccio invece è la prima volta in assoluto che lo uso, però non deve essere neanche una roba assurdamente difficile da utilizzare, da capire. Qui quella principessa lì mi darà del filo da torcere, però se andiamo col nostro mega sgherro da questa parte riusciamo a buttare giù lei e forse anche questo stregone qua. No, perfetto. Andiamo quindi con la lorda di scheletri perché, ok, perché riesco a fermare almeno anche questi pupazzottoli. E lui mi ha fatto decisamente più male, però non è... No, oh no, no, ok. Non è detta l'ultima parola, vediamo se riusciamo. Ok, perfetto, il tizio lì ci colpisce e quindi noi siamo nella merda fino alle gengive. Allora, prima... Inizio fantastico, oserei dire. Inizio fantastico per noi. Però sapete che con questo mazzo, o meglio con questi mazzi in generale, mai dire mai. Cioè la speranza è l'ultima a morire, perché comunque il mastino e mongolfiera riescono spesso a fare diversi danni. Se ha uno stregone, cioè se ha una cazzo di gelo che dura per 5 giorni, però i danni non li facciamo. È dura. Allora, il mastino, come vi ho già detto, ci dà qualche speranza, perché è una carta che non è facile da fermare e tutte le cose del caso. Purtroppo sto caricando in questo momento un video e qui devo andare per forza di Mega Sgherro, anche se assolutamente non volevo. Sto caricando in questo momento un video, quindi probabilmente avrò anche dei problemi di connessione. Ma vabbè, quelli sono da tenere da conto. Vediamo se riesco a... fargli fare lo smash, perfetto.
Ok, una volta che ho fatto lo smash, e direi di andare da questa parte col mastino lavico. L'ho sganciato qui avanti perché tanto siamo nel momento di doppio recupero lì di Elisir. Quindi andiamo anche col mega sgherro. Purtroppo mi ha stoppato, ma va bene, non mi preoccupo più di tanto perché frecce qua. Perfetto. Quello stregone lì, scaricone, mi dà fastidio, ma vabbè, tutto sommato la mongolfiera sicuramente riuscirà a fare giù quella torre assieme al mastino, che rimane con un po' di vita, quindi ci dà la possibilità di buttare giù anche quello stregone. Attenzione, attenzione, mongolfiera che dà un bel po' di colpi. Il nostro carissimo amico lì, tra l'altro, il mega sgherro, è riuscito a resistere. Sgancio lo stregone perché se va con truppe indesiderate riesco a fermarlo, ed ora qui lui ha provato una sorta di attacco, ma dubito che gli funzioni, infatti non riesce assolutamente a fermarci. Se vado col doppio mastino, penso che la sua possibilità di vincere sia ormai esaurita. Infatti la principessa, purtroppo, o meglio per fortuna, crepa sotto i nostri colpi incessanti. Andiamo con un secondo stregone di ghiaccio e con un'altra mongolfiera. Regà, questo mazzo mi strapiace perché non servono tantissime abilità, cioè in difesa ve la cavate abbastanza bene, lui se la piange. C'è l'altro 3 DP, vabbè, continua a piangere. D'altronde ha perso, quindi tutto sommato ci può anche stare. 3 di picche, mi sa che gli abbiamo dato noi un 2 di picche. Dopo questa fantastica battuta passiamo all'ultimo match. Ok, speriamo di aver successo e di vincere anche questo match. Come mi piace partire? Mi piace partire solitamente con la lapide, giusto per vedere se lui sgancia qualcosa, e poi non col mastino perché altrimenti ci fa il culo. Cioè, basta che lui abbia qualche truppa tipo Barbari scelto così e il culo ce lo fa. Però ora lo sgancio perché altrimenti non riusciamo assolutamente a tenere in vita il nostro mega sgherro. Qui, vabbè, ho già capito che quel mago lì ci darà del filo da torcere, ed è riuscito a colpire il mastino con una mossa davvero efficace e col suo mago, e quindi siamo abbastanza diciamo, ok, orda di scheletri. Perfetto, vediamo se riusciamo di qui. L'importante è far giù quello stregone elettrico, poi dal drago sinceramente poco mi importa. Va bene, risganciamo la lapide di qua. Allora, io di solito la lapide la sgancio dalla parte opposta rispetto a dove va il mastino, però non è che sia frecce, perché non voglio farmi inchiappettare da sti tizi. Tra l'altro ce li aveva all'8, quindi neanche troppo alti, ma meglio prevenire che curare. Strega al 2, non è che sia un altissimo livello, però io son curioso di capire con cosa accompagna. Cioè, non ha ancora piazzato giganti, non ha ancora piazzato carte di questo tipo. Piazzato soltanto una Valchiria, però utilizzare una sola Valchiria, cioè, mi sembra abbastanza. Non lo so, non mi sembra la scelta giusta, ecco. Qui potevo, o meglio, dovevo andare con la mongolfiera. Non voglio andare con la mongolfiera da questa parte perché vado da questa parte qua, e visto che ormai ne possiamo approfittare, direi che da questa parte qui è la scelta giusta. Se quello stregone elettrico va giù, noi siamo a cavallo. Adesso gli abbiamo fatto un discreto danno da quella parte, mentre da questa parte deve targettarmi assolutamente quegli sgherri, altrimenti. Ok, che culo infame per te sole le lame. Andiamo così, e quegli scheletrini lì ci faranno un po' di male, ma tutto sommato, frecce, anche con la Valchiria lì ci farà un po' di male. Ma vabbè, noi dall'altra parte gli abbiamo buttato giù la torre, quindi non mi preoccupo più di tanto. Allora, ora sta tutto nel difendersi, ma non voglio fare una difesa troppo conservativa, perché sicuramente lui ha un mazzo più veloce. Però, visto che mancano 2 secondi, io gli sgancio un bel mastino qua, e se la gioca lui contro il mio bel mastino, può sganciare tutto quello che vuole, ma sicuramente non ce la fa a buttarci giù. Tra l'altro prova anche con un barile così finale, che non va a segno. Regà, da Trofra è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, vi ricordo, in descrizione trovate il link per la felpa e per mille altre felpe, ce ne sono davvero tantissime. Ringrazio Blowhammer per avermi inviate, fateci un salto se volete acquistare. Da Trofra è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!